Poi ne arriva un secondo VIPino, cioè ecco. Allora abbiamo qui con noi per FLP TV Martina Giacomelli, Executive Director di Inside Factory e Communication and Digital Public Relation Manager di VoIP Voice. Martina Giacomelli ha scritto un libro che vedete anche qui esposto, che tratta proprio di smart working con tutta una serie di aspetti tracciati che andremo ad analizzare in questa intervista. Ecco, smart working e benessere, perché una riflessione in questo ambito? Da dove è nata l'idea? Allora, intanto grazie Marco per l'invito, e per me è un piacere essere qua oggi insieme a voi. Il tema del benessere è un tema che è ritornato centrale, no? Durante il periodo pandemico, che in realtà è qualcosa al quale tutti pensiamo, no? Perché quando pensiamo che cosa vuoi, vogliamo stare bene. E a volte però anche quando le persone ci fanno delle domande come stai, noi rispondiamo velocemente sto bene. Invece volevamo proprio approfondire questo concetto stesso di benessere, dove lo stare bene corrisponde davvero a un sentirsi effettivamente bene. E questo è stato un concetto molto importante durante il periodo pandemico, perché se fuori era tutto fermo e quindi ci siamo ritrovati tutti in un momento di lockdown, chiusi nelle nostre abitazioni con il lavoro piuttosto che con la gestione della famiglia in un contesto difficile, no? Quindi molto complesso, la nostra mente è stato un elemento che non si è fermato, e questo ha portato davvero a riflettere in maniera approfondita su se il lavoro che stavamo facendo effettivamente faceva per noi, ma anche se noi stavamo effettivamente bene come individui, come professionisti. E quindi abbiamo voluto fare un approfondimento da questo punto di vista su capire come il benessere si possa costruire, perché il benessere è qualcosa di veramente molto personale.